Dunque, Bohr riprende l'atomo idrogenoide di Rutherford e lo quantizza. Poi vedremo meglio qual è il criterio per la quantizzazione. Vediamo subito qual è il risultato finale che ottiene Bohr. Ottiene che soltanto certe distanze dal nucleo sono permesse all'elettrone, cioè l'elettrone può orbitare a una distanza R1, quindi orbiterà qui a questa distanza, oppure una distanza 4 volte più grande, R2, o 9 volte o 16 volte e così via. Di conseguenza anche l'energia meccanica dell'elettrone non potrà assumere tutti i valori in modo continuo come nel modello di Rutherford, ma assumerà soltanto i valori corrispondenti a quei raggi orbitali permessi, e quindi questo valore qua per il raggio più stretto, quello che si chiama il raggio di Bohr, e quindi l'orbita fondamentale, oppure nel caso di quest'altro raggio orbitale assumerà questo valore l'energia meccanica, oppure questo, questo e così via. Quindi avremo una quantità comunque infinita, ma comunque sono livelli discreti di energia. Cioè nel modello di Bohr l'elettrone può trovarsi in un numero infinito di raggi orbitali e di livelli energetici di energia meccanica. Sono infiniti questi livelli e questi raggi, ma sono discreti. I raggi orbitali crescono sempre di più, distanziandosi ciascuno dal precedente, mentre invece i livelli energetici si accumulano e si addensano sempre più fitti fino ad arrivare al valore energia meccanica uguale a zero. Il motivo per cui capiamo che è necessaria una quantizzazione delle proprietà dell'elettrone atomico nell'atomo idrogenoide è la presenza, l'esistenza di righe discrete, righe di emissioni discrete nello spettro dell'atomo idrogenoide, dell'atomo di idrogeno in modo particolare. Ricordiamo allora che cos'è uno spettro atomico di emissione e come si realizza la misura spettroscopica delle righe spettrali. In laboratorio oggi abbiamo a disposizione i tubi Plucker, sono dei tubicini con due elettrodi all'estremità e dentro è presente un gas a bassa pressione, un gas rarefatto. In questo caso stiamo parlando dell'idrogeno, quindi il gas è l'idrogeno, ma esistono tubi Plucker con elio, argon, neon, ossigeno, elio, azoto e così via. Si applica ai due elettrodi una tensione di alcune migliaia di volt, diciamo per esempio 5.000 volt, e questo gas si illumina, diventa conduttore di elettricità, passano scariche elettriche all'interno del gas e il tubo Plucker si illumina e quindi emette luce. Per esempio l'idrogeno si illumina di un colore biancastro tendente un po' al celeste chiaro. Dopodiché si analizza la luce emessa da questo tubo Plucker pieno di idrogeno per esempio con questo spettrometro di Kirchhoff e Bunsen, che ha qua all'interno un prisma che separa la luce nelle sue varie componenti. Qui vediamo ancora uno spettrometro di Kirchhoff Bunsen e il prisma che sta all'interno che separa la luce nei suoi colori. Oppure invece di usare lo spettrometro di Kirchhoff e Bunsen si può utilizzare un reticolo di diffrazione. Qui vediamo il tubo Plucker, guardando attraverso il reticolo di diffrazione vediamo questa immagine qua, cioè il tubo Plucker dell'elio in questo caso, anche l'elio si illumina di colore bianco, ma soprattutto vediamo queste righe luminose, colorate sia a sinistra che a destra, che sono prodotte dall'analisi fatta dal reticolo di diffrazione, cioè il reticolo di diffrazione prende la luce bianca proveniente dall'elio in questo caso e la scompone nei suoi colori fondamentali. Quindi vediamo che questa luce bianca in realtà non è formata da tutti i colori in modo continuo, ma soltanto da alcuni colori ben precisi, da queste righe colorate. Questo è lo spettro d'emissione dell'elio. Vediamo che è uno spettro discreto, presenta soltanto alcune righe. Ogni elemento chimico ha il suo spettro di emissione caratteristico. Per esempio, queste sono le righe del neon, neon che si illumina di un colore arancione. Vediamo anche in questo caso una serie di righe discrete. Qui vediamo più in dettaglio le righe di emissione dell'elio, ma ogni elemento chimico e ogni sostanza ha il suo spettro di emissione caratteristico. Per esempio, questo è lo spettro dell'azoto, questo è del bario, questo è del calcio, il litio, il sodio, il potassio.
Dunque, abbiamo visto che ogni elemento e ogni sostanza chimica ha il suo spettro di emissione, caratterizzato da righe brillanti colorate che formano una specie di codice a barre, un po' come ogni prodotto del supermercato ha il suo codice a barre che lo identifica in modo univoco. Allo stesso modo, ogni elemento e ogni sostanza, ogni composto chimico ha il suo codice a barre spettrale, cioè il suo spettro atomico di emissione in questo caso, che lo identifica perfettamente, lo distingue da tutti gli altri elementi e composti. E l'idrogeno? Ecco, questo è lo spettro di emissione dell'idrogeno. In realtà questo è una parte dello spettro di emissione dell'idrogeno, soltanto la parte visibile, che infatti si estende da circa 0,4 micron a circa 0,7 micron, quindi dal blu-viola fino al rosso. Ma anche gli spettri che abbiamo visto poco fa erano limitati soltanto alla banda visibile, perché tutti gli spettri in realtà si estendono anche nell'infrarosso e nell'ultravioletto. Questa parte visibile dello spettro d'emissione dell'idrogeno, e in particolare queste quattro righe, corrispondono a queste quattro righe qua, 1, 2, 3 e 4. Riconosciamo infatti la riga rossa a 656 nanometri, cioè 6560 angstrom. Ma come vediamo in questa immagine, lo spettro d'emissione dell'atomo di idrogeno presenta anche molte altre righe al di fuori dell'intervallo visibile. Queste righe sono suddivise in serie. La prima serie è questa, la serie di Lyman, che cade nell'ultravioletto. La seconda serie è la serie di Balmer, che cade in gran parte nel visibile, tranne queste ultime righe che vanno nell'ultravioletto. Poi ci sono le altre serie che stanno nell'infrarosso, la serie di Paschen, e le serie successive che si chiamano di Brackett, la quarta, di Pfund, la quinta e così via. Dunque abbiamo detto che l'esistenza di righe discrete, anche se in numero infinito, dimostrava che c'era all'opera qualche regola di quantizzazione nell'atomo di idrogeno, perché anche le righe emesse erano in qualche modo quantizzate, cioè discrete. Prima ancora che Bohr riuscisse a spiegare l'origine di queste righe e a calcolare precisamente le loro posizioni nello spettro, cioè la lunghezza d'onda, già altri fisici come Rydberg e Ritz avevano ricavato sperimentalmente una legge per individuare precisamente la lunghezza d'onda di tutte queste righe. Quindi avevano scoperto una regolarità in queste righe spettrali dell'idrogeno. Infatti le lunghezze d'onda potevano essere ricavate da questa formula sperimentale. Più precisamente la formula dà gli inversi delle lunghezze d'onda, cioè i reciproci. N e M sono due numeri interi, con N che individua la serie, N uguale a 1 Lyman, N uguale a 2 Balmer e così via. E M individua, al variare di M, si individuano tutte le altre righe di una stessa serie. Per esempio, scegliamo N uguale 2, stiamo parlando quindi della serie di Balmer. M è un intero che inizia dal valore 3 e assume tutti i valori successivi, 3, 4, 5, 6. Al crescere di M abbiamo tutte le righe della serie di Balmer, che si vanno poi ad addensare perché sono in numero infinito, e si accumulano tutte quante al crescere di m fino al valore infinito. Se noi invece scegliamo per esempio n uguale a 3, stiamo parlando della serie di Paschen, allora l'intero m parte da 4, quindi m parte sempre da un numero in più di n. Quindi m uguale a 4 è la prima riga della serie, 5, 6, 7, 8 e così via fino a m all'infinito. Tutte queste infinite righe della serie di Paschen si accumulano qua. Niels Bohr, dopo aver quantizzato l'atomo idrogenoide di Rutherford, l'atomo di idrogeno, riuscirà anche a spiegare teoricamente questa formula, la ricaverà perfettamente.